tutti. Crowd lending, una forma di investimento fai da te molto facile, ma adesso che siamo in periodo delle dichiarazioni dei redditi, iniziano le dolenti note. Come faccio a pagare le tasse sui profitti sul crowd lending? Dove trovo i report fiscali sulle varie piattaforme da utilizzare per fare la mia dichiarazione dei redditi? Quante tasse devo pagare? Quali sono le regole per la tassazione nel 2022 su questa forma di investimento? Con questo video voglio raccontarvi qualche dettaglio su questo argomento. Io non sono un fiscalista, quindi comunque vi consiglio di approfondire quanto dico con il vostro consulente fiscale, con un professionista del settore. In questo video vi dirò quali sono le regole nel 2022 per la tassazione sul crowd lending. E ho reperito queste informazioni leggendo gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento e leggendo vari articoli sul web. E poi entrerò nel dettaglio, piattaforma per piattaforma, per permettervi di andare a trovare il report fiscale. Vi parlerò di 8 piattaforme estere differenti. Chiaramente non posso parlarvi di tutte le piattaforme esistenti perché sono davvero tantissime. E perché non ne conosco tutte. Comunque, spero di darvi un'infarinatura che vi permetterà di fare la dichiarazione dei redditi corretta. Cominciamo. Tassazione per gli investimenti in crowd lending. La piattaforma di crowd lending che state utilizzando per i vostri investimenti è italiana? È autorizzata dalla Banca d'Italia? Se la risposta è sì, i profitti sono da considerarsi redditi da capitale, quindi la tassazione è fissa al 26%. L'imposta di bollo non è dovuta. Al contrario, se la piattaforma non è autorizzata dalla Banca d'Italia, i profitti sono da considerarsi redditi diversi. Quindi la tassazione sui profitti non è fissa, ma dipende dal vostro reddito, dipende dal vostro scaglione IRPEF. Facciamo un esempio di piattaforme italiane autorizzate dalla Banca d'Italia e non. SoEasy è una piattaforma italiana autorizzata dalla Banca d'Italia e quindi rientra nella casella a sinistra. I profitti su questa piattaforma saranno da considerarsi redditi da capitale. A differenza invece, ad esempio, della piattaforma Recrowd o della piattaforma RNFI, non autorizzate dalla Banca d'Italia, i cui profitti sono da considerarsi redditi diversi e quindi le tasse che andrete a pagare su queste piattaforme dipenderanno dal vostro reddito IRPEF. Se la piattaforma è estera, ad esempio Bondora, Perberry, RoboCash, Mintos, eccetera, eccetera, i profitti sono sempre da considerarsi redditi diversi e quindi la tassazione sarà sempre legata al vostro reddito IRPEF. E per quanto riguarda il bollo? Allora, non dovete pagare un bollo per il conto nella piattaforma estera, ma se è previsto un mercato secondario, quindi c'è la negoziabilità dei vostri prestiti, è obbligatorio pagare l'IVA FE. Diciamo che l'IVA FE è quella patrimoniale sui conti esteri dello 0,2% annuo. Questo non è dovuto se invece non c'è questa negoziabilità dei prestiti. Quindi non è previsto un mercato secondario, quindi dovrete tenere il prestito fino al suo completamento. In questo caso non c'è nessun bollo, nessun IVA FE da pagare. Bene. Vediamo ora su alcune piattaforme estere come scaricare il report fiscale da portare al vostro consulente fiscale per la dichiarazione dei redditi. Cominciamo con la piattaforma Twino. Ecco, siamo sulla piattaforma Twino e vediamo dove si trova il nostro report fiscale. Andiamo qui su Profile, Reports. E invece di andare Reports Account Statement, andiamo Income Statement e dobbiamo scaricare il report dell'anno scorso, quindi in questo caso del 2021, e poi andare su Download. Ed ecco qua il nostro report, con il nostro nome e cognome e i dati del nostro investimento, gli interessi accumulati e altri dettagli che saranno utili per la dichiarazione dei redditi. Estate Guru.
Vediamo come scaricare il report fiscale per questa piattaforma. Allora, andiamo su Account Statement e qui a destra possiamo selezionare Income Statement e Investment Statement. Adesso seguono entrambi i fogli. Income Statement. In basso a destra possiamo selezionare Previous Year. E subito verrà effettuato un download, il download del nostro income statement. E questo è l'esempio dove vengono registrati i nostri guadagni dell'anno precedente. Poi andiamo in investment statement, selezioniamo la data, il 31 dicembre 2021, e scarichiamo il nostro investment statement al 31 dicembre 2021. Questo è il totale nel nostro portafoglio al 31 dicembre 2021. Questo dato sarà necessario per il pagamento dell'IVA FE, perché State Guru, avendo un mercato secondario, ci obbliga quindi in dichiarazione dei redditi a pagare l'IVA FE. Bondora, vediamo dove si trova il documento per la dichiarazione dei redditi in Bondora. Andiamo in dichiarazioni qui a sinistra, clicchiamo dichiarazioni e selezioniamo le date dell'inizio e fine dichiarazione. Quindi nel nostro caso 1 gennaio 2021 e 31 dicembre 2021. Premiamo scarica e ci scaricherà il nostro report di tutte le attività fatte in Bondora dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Se vedete una lista molto lunga, adesso io in Bondora ho investito solo con il Going Grow, quindi giornalmente vengono calcolati i redditi. Comunque, per la dichiarazione dei redditi è poi facile, basta sottrarre diciamo, i bonifici effettuati e la differenza sono tutti i guadagni. E quindi quella è la quota a cui andranno applicate le tasse. E il dato del totale al 31 dicembre verrà utilizzato per il pagamento dell'IVA FE, perché anche Bondora ha un mercato secondario e quindi bisogna pagare l'IVA FE.